Con la visita teatralizzata della compagnia La Fabbrica di Voitila ed il saluto istituzionale del sindaco Luigi De Magistris con l'assessore ai giovani Alessandra Clemente, si è conclusa oggi l'esperienza formativa al Comune di Napoli dei tirocinanti di Garanzia Giovani. 111 ragazzi fino ai 30 anni che negli ultimi 6 mesi sono stati impegnati presso gli uffici dell'ente e nelle chiese e strutture culturali del progetto Napoli Museo Aperto. Il progetto era accoglienza e informazioni all'interno ovviamente di quello che era un sito ecclesiastico. Nello specifico, il punto ovviamente in cui noi abbiamo svolto questa attività era San Giovanni a Carbonara. L'esperienza di Garanzia Giovani è stata positiva per il sito, soprattutto perché grazie all'accoglienza e alle informazioni che abbiamo appunto fornito ai turisti abbiamo riscontrato un feedback più che positivo. Infatti gli stessi hanno lasciato delle recensioni positive sul sito, sul portale web TripAdvisor, e grazie a queste recensioni siamo rientrati fra le prime 10 attività da appunto svolgere a Napoli. Un'esperienza in cui la polizia locale mi ha dato molto, perché io penso di fare concorsi come commissario di polizia, ho 27 anni, adesso c'è stato un riordino, però ho capito che anche in questo momento storico particolare la polizia locale soffre di tagli come in tutti gli altri comuni d'altronde, e quindi deve essere una spinta a migliorarsi, a capire come si fa ad amministrare senza risorse. L'esperienza di Garanzia Giovani è finanziata dal Comune con circa 1 milione di fondi europei e a partire dal 2015 ha coinvolto complessivamente oltre 300 giovani in percorsi formativi che hanno consentito di sviluppare competenze ed assumere consapevolezza della propria vocazione professionale. Un'ottima esperienza, perché come sociologo sono riuscito comunque ad apprendere vari meccanismi della pubblica amministrazione nelle politiche di attuazione della coesione. Sicuramente ho un'idea più chiara sul futuro, nel senso che ora so più o meno dove voglio cercare lavoro, e grazie a tutta l'iter burocratico e amministrativo che sono riuscito a imparare, penso di aver stata un po' più spianata.